come rappresentante del governo, un rappresentante del governo ci deve ascoltare, ci deve capire, perché anche loro sono sul territorio, sono rappresentanti del governo ma sono sul territorio, sicché queste cose le sanno. Provincia al collasso e così i lavoratori tornano in piazza per ottenere i fondi necessari a garantire servizi al cittadino come quelli della manutenzione delle strade oltre 1300 km dell'Aretino e delle scuole. Nei servizi si rischia che, come dicevo prima, le strade non sono tutte dissestate, i ponti qualcuno già si chiude, o meglio qualcuno è caduto anche, potrebbe rischiare che crolla qualche tetto, si può rischiare che potrebbe venire fuori qualche vittima nelle scuole e anche nelle strade, perché se le strade sono dissestate credo che non si possa andare avanti così. Un nuovo sit-in davanti al Palazzo del Governo per denunciare così le difficoltà ormai note in cui versano le province italiane. La protesta è stata indetta unitariamente a livello nazionale dalle rappresentanze sindacali che hanno già annunciato lo stato di agitazione. Questo perché per l'ennesima volta c'è stato un segnale negativo in termini di assegnazione di risorse. Vado a dire che le province hanno avuto la loro conferma nell'esistenza anche da un punto di vista istituzionale, quindi della presenza nella carta costituzionale, e poi di fatto per effetto di mancanza di risorse non vengono meno nelle loro funzioni.